La cosa bellissima di Ennio, la cosa straordinaria a proposito di bambini, era proprio il suo modo infantile, direi nel senso più profondo del termine, di guardare il progetto. In canone inverso, lui mi ha confessato, alla venerante età di 70 anni, che era già molto adulto, aveva già alle spalle qualche centinaio di film, lui prima gli ho chiesto un canone inverso. Con tutto l'argomento è sulla musica. È sulla musica. Il canone inverso è uno schema musicale. Dice, ma io non l'ho mai fatto il canone inverso. So che cos'è, ma non l'ho mai fatto. Il canone inverso sono due voci che si parlano e sono uno suona da A a Z e l'altra voce gli risponde contemporaneamente da Z a A, si intrecciano l'uno dentro l'altro, quindi tu potresti paradossalmente girare la partitura e suonarla al contrario, verrebbe fuori la stessa cosa, come i Beatles quando fecero con Revolution No. 9, che dicevano tutto bello, no, che quello non aveva senso invece. E quindi poi dopo un po'. Sì, verso palindromo, grazie, Simone, non tanto di regate di chicche. Palindromo! No, prego, come ha superato la difficoltà per scrivere questa partitura? Si è messo d'impegno, ha capito che cos'era, ha scritto il film americano e poi ha fatto lavorare con Franco, non so come ha fatto, cioè, se no sareste tutti a parlare di me in questo momento. E poi a un certo punto gli dico, sei impegno. Sto cercando disperatamente, ho sentito, ho ascoltato, forse tu mi puoi aiutare per la cultura musicale, sto cercando un concerto per violino e pianoforte, un concerto che deve essere molto passionale, molto dinamico, molto forte, che deve accompagnare le ultime sequenze del film. E loro suonano finalmente insieme, lui e lei, però i tedeschi, i nazisti stanno rassemblando la città. Il fratello si rende conto che sta per succedere qualcosa di grave, prende la macchina, viene. Quindi devo scrivere, devo trovare una musica che accompagni una sequenza. Io ho ascoltato un sacco di roba, e pianoforte, violino, poi tra l'altro prima, in un primo momento del romanzo, i due protagonisti erano due violinisti, e noi chissà per quale ragione al mondo non abbiamo fatto, i violini sono noiosi. Vabbè, poi chissà, comunque basta sta che decidiamo di fare un violinista e una pianista, insomma, e lui mi dice, ma hai ascoltato questo? Hai ascoltato? Ho detto sì, l'ho ascoltato, ma questo, ma non è che me lo potrei, poi a un certo punto provo un pezzo, non so chi era, di Rachmaninoff, e gli dico, guarda, ho sentito un pezzo, solo che per due pianoforti, mi puoi trascrivere una delle tue voci sparendo fare il pianoforte e il violino? Ma guarda, mi dice, ma sei scemo, così, ma ti pare che io faccia una cosa del genere per farmi ridere dietro, non se ne parla proprio. Vabbè, allora dobbiamo trovare sto pezzo, e a mezzanotte suona il telefono, sono io, mi dice, oh Gianni, che succede? Mi dice, vabbè, ci ho pensato su, te lo scrivo io, il concerto romantico, e lui mi scrive un concerto in stile romantico, si chiama nel disco Concerto Interrotto, Concerto Romantico Interrotto, e in stile romantico lui fa un'altra cosa che non aveva mai fatto nella sua carriera, c'è un pezzo in stile, diciamo così, e non so se ce l'abbiamo, concerto, non si sa, ci sono o è il concerto o il canto, però un pezzettino vale la pena di ascoltare. Per la prima volta comunque lui incide quei pezzi che non aveva mai fatto e io gli chiedo di fare delle musiche, anche quello non l'aveva mai fatto, prima di cominciare a girare, cioè lui non si ispira alle immagini, lui ispira il regista, e scrive le musiche prima di andare in scena, perché mi serviva per dei prezzi. E a chi regge in sala le avrebbe lui, in scena lo diceva uno che stava tanto simpatico, ma insomma è il nostro coach, però insomma lui ha sempre diretto le sue musiche, tu sai che non si possono ascoltare musiche davvero di Morricone se non sono dirette da lui, sempre questa è una regola. Dove l'hai registrato? Abbiamo registrato a Roma.